Benvenuti a questo Interno di oggi, siamo qui con Maria Pia Zonca, assessore alle politiche sociali, sanità, pubblica istruzione, ufficio relazioni con il pubblico, promozione, istituti di partecipazione dei cittadini, nonché madrina della consulta giovanile. Grazie di averlo ricordato. Ci mancava. Se siamo pronti iniziamo con le domande. Prego, a disposizione. Allora, a marzo 2012 è stato riaperto lo sportello sociale e a dicembre 2012 chiuso. Come mai pensate di riaprirlo? Avete pensato di spostare l'ufficio dei servizi sociali in una sede più accessibile che non sia al secondo piano? Allora, per quanto riguarda lo sportello dei servizi sociali, che era stato chiuso nel dicembre del 2009 per ragioni di bilancio, ecco, diciamo che è stato riattivato lo sportello sociale. Ora siamo in una fase così di stand-by perché anche per quest'anno stiamo cercando di reperire le risorse e penso che non ci siano problemi, e dopodiché una volta reperite le risorse e approvato il bilancio, mi auguro il più presto possibile, questo servizio potrà continuare a svolgere quell'importante opera di informazione e di orientamento rivolta a tutti quei cittadini che necessitano di rivolgersi ai servizi sociali e per avere appunto informazioni circa quelle che sono le risorse sociali che sono disponibili nella nostra città, sul nostro territorio. Per quanto riguarda lo spostamento dell'ufficio dei servizi sociali, certamente si trova in una posizione infelice. Intanto è vero, si trova al centro storico, si trova in via Agostino Mille Lire, che è una via intanto stretta, angusta, dove non c'è possibilità di trovare dei parcheggi e ciliegina sulla torta, i servizi sociali sono situati, l'ufficio dei servizi sociali è situato proprio al primo piano, quindi io ho pensato, ovviamente questo va concertato con i colleghi di giunta, di spostarlo questo ufficio dei servizi sociali ovviamente in una sede più accessibile e io l'avrei individuata in quel locale dove attualmente si trova l'ufficio del turismo, che è ubicato in piazza Barone de Genese, sopra i vigili urbani. Una volta però che l'ufficio del turismo si sposterebbe in via al primo piano di via 20 Settembre e lì diciamo che è più accessibile da via Santo Stefano e c'è la possibilità comunque in qualche modo di trovare parcheggio. Comunque se la cosa dovesse andare in porto, un parcheggio andrà riservato sicuramente alle persone che hanno disabilità ed invalidità. Quindi sì, io ho pensato di spostare questo ufficio dei servizi sociali, però ripeto, la cosa la devo concertare con gli altri colleghi. Certo. Sì, abbiamo situato temporaneamente lo sportello sociale, però non tutto l'ufficio. Invece vorrei trasportare lì tutto l'ufficio, perché ritengo che sia più accessibile e poi è comunque centrale. Certo. Allora, dunque, nel nostro programma vi siete impegnati a promuovere la riapertura dell'ufficio di collocamento alla Maddalena. A che punto siete? Ma allora, riguardo l'ufficio di collocamento o centro servizi per il lavoro, come si chiama adesso, noi qualche mese fa abbiamo approvato in giunta una delibera su proposta dell'assessore Carrera che prevede proprio l'apertura di uno sportello dell'ufficio di collocamento qui alla Maddalena. Solo che cosa è successo? Che siamo un attimino fermi perché il centro servizi per il lavoro è in capo alle province, però in vista di quella che sarà la inevitabile soppressione della nostra provincia, questo tipo di servizio, in base a quanto stabilito da una legge regionale proprio recentissima, dovrebbe andare in capo alla regione. E quindi siamo in attesa di vedere, di sapere cosa farà la regione in merito a questa nostra richiesta. Speriamo che l'accolga, visto che siamo insomma una sede disagiata, perché siamo un'isola e perché i trasporti sono quelli che sono. Cosa è stato fatto e cosa si farà a livello comunale per la riduzione delle barriere architettoniche? Allora, per quanto riguarda la riduzione delle barriere architettoniche non è stato fatto molto. Certo, nell'edificio lì al Carducci c'è un servoscala, se avete fatto caso, per poter favorire l'accesso delle persone con disabilità alla scuola. Qui in comune, quando
quando è stato ristrutturato, cioè è stato creato lo scivolo per poter accedere al piano terra del comune, e poi c'è un servoscala già da molti anni che consente l'accesso al primo piano degli uffici della, che sono situati nella casa comunale. E per il resto, diciamo che è triste doverlo ammettere, ma la Maddalena non è una città a misura di disabile. Basta vedere anche per esempio i marciapiedi. Se voi ci avete fatto caso, nei marciapiedi di nuova fattura ci sono gli scivoli per poter accedere, però magari poi ti trovi il palo davanti, o addirittura i marciapiedi sono talmente stretti che lì una carrozzella non potrebbe mai transitare. E quindi, insomma, io ritengo che sia indispensabile al più presto mettere in campo tutto ciò che è possibile mettere in campo per far sì che la nostra città sia una città accogliente anche sotto questo punto di vista. La Regione Sardegna eroga un contributo che consente l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità per i più bisognosi. In che modalità viene la distribuzione? Quali sono i requisiti per poterlo usufruire? Allora, più che un contributo, vengono dati dei voucher, cioè dei buoni per l'acquisto di generi alimentari, ma anche dei buoni per acquisto di farmaci. E la modalità di distribuzione, l'istruttoria della pratica è curata dall'Ufficio dei Servizi Sociali, che provvede ad acquisire le domande, che devono essere corredate anche dal documento di reddito. E questo rientra tra i requisiti per poterne usufruire. Ovviamente ne usufruiscono coloro i quali hanno un reddito che è al di sotto del minimo vitale, o comunque quelle persone, e ce ne sono diverse, che purtroppo si trovano, anche se momentaneamente, in uno stato di bisogno e di necessità, e quindi vengono erogati buoni per fare la spesa, per l'acquisto di generi alimentari, ma anche i buoni per l'acquisto di farmaci, con i negozi e le farmacie che sono convenzionate. In un'isola abitata da molti anziani, non sarebbe il caso di potenziare il servizio di assistenza domiciliare in modo da consentire all'anziano di conservare la propria autonomia di vita nel proprio domicilio? E inoltre, avete pensato di stanziare delle risorse per promuovere il progetto Dopo di Noi a favore delle persone disabili? Allora, l'assistenza domiciliare. Esistono due tipi di assistenza domiciliare. AD, proprio AD, che sarebbe l'assistenza domiciliare socioassistenziale, che consiste in tutta una serie di prestazioni relative all'erogazione di prestazioni rivolte a persone che si trovano appunto in situazione di non autosufficienza e di disabilità, e praticamente questo servizio è stato dato in affidamento alla cooperativa Mimosa tramite un bando. E il servizio di assistenza domiciliare socioassistenziale si occupa di quella che è la cura e l'igiene della persona e di quella che è la gestione dell'abitazione di questa persona. E poi c'è l'ADI, cioè l'assistenza domiciliare integrata, che si va ad integrare con l'assistenza che di cui ti dicevo prima, però in questo caso consiste in quell'insieme di prestazioni che vanno dalle cure mediche alle cure infermieristiche alle cure riabilitative, e questo servizio è curato dalla ASL e quindi vede coinvolti, diciamo che questa assistenza domiciliare vede coinvolti diversi soggetti: comune, provincia, ASL, i medici di base. A completamento di questa domanda. E per il progetto Dopo di Noi? Ah sì, il progetto Dopo di Noi. Ma io, grazie a Dio, le associazioni di volontariato alla Maddalena, nonostante possiamo apparire come una società individualista, ho avuto in più occasioni modo di sottolineare come questa sia una società, la nostra sia una società, una comunità molto dinamica dal punto di vista delle associazioni di volontariato. E mi è stato presentato da poco un progetto, proprio dall'Associazione Insieme per il Domani, dove si prevedono delle forme di, diciamo, delle forme di aiuto per quelle persone che hanno delle disabilità, ma che comunque potrebbero essere inserite un domani anche in un contesto lavorativo. Quindi sto valutando questo tipo di progetto. Allora, quali sono i progetti che state mettendo in campo legati alla vostra istruzione? E quali vengono
Sì, guarda, ai giovani studenti vengono dati diversi tipi di aiuto. A parte le borse di studio, i contributi per l'acquisto dei libri di testo, copertura parziale o totale dell'acquisto dei libri di testo, ci sono diversi progetti. Tenete presente una cosa, che il comune non ha competenza su quelle che sono le scuole di istruzione superiore, perché di quelle ha competenza la provincia. Noi ci occupiamo della manutenzione degli edifici e acquisto degli arredi e quant'altro per quelle che sono le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. E quindi diciamo che sono stati fatti tutta una serie di acquisti proprio per rendere più confortevole la frequenza scolastica dei bambini. Sono stati acquistati gli arredi per la scuola materna, per la scuola primaria e secondaria. Ogni anno diamo dei contributi alle scuole per l'acquisto del materiale didattico, di cancelleria, di pulizia. Abbiamo acquistato computer, fax, abbiamo acquistato, ecco, una cosa molto importante, io qui c'ho la lista della spesa perché le cose insomma sono abbastanza, diciamo, numerose. Abbiamo acquistato anche del materiale didattico per gli alunni dislessici, consistente in computer, iPad, proprio sempre per i dislessici e per i disabili, per favorire l'integrazione. Poi abbiamo finanziato diversi progetti, per esempio in collaborazione con l'assessorato alla cultura abbiamo finanziato progetti di lettura animata, il progetto Scrivo e mi diverto, abbiamo anche messo in campo la prevenzione dentaria nella scuola dell'infanzia e primaria. Abbiamo stanziato dei fondi acquistando il kit, il materiale per poter effettuare questo tipo di progetto. E poi tutti quei progetti che abbiamo finanziato per la dislessia, per esempio c'è questo progetto Fuori dal guscio, l'attivazione del progetto didattico in biblioteca e tutte altre iniziative di sostegno per l'attività didattica. Spero di essere stata esaustiva. Come assessore alla pubblica istruzione, si occupa di effettuare visite all'interno dei locali mensa nelle scuole di infanzia e primaria per verificare il loro corretto funzionamento? Perché non rendere il pasto a scuola parte del progetto educativo integrando i percorsi didattici con l'educazione alimentare? Allora, intanto il servizio di mensa scolastica garantisce due menù, uno invernale ed uno estivo, che sono predisposti dal competente servizio della ASL. Addirittura sono previsti anche dei menù per quei bambini che presentano determinate patologie o intolleranze. Inoltre, nell'ottobre del 2010 io ho portato in consiglio comunale un regolamento per l'approvazione, è stato approvato un regolamento proprio per il funzionamento della mensa scolastica e esiste una commissione che verifica proprio la qualità dei pasti, la qualità dell'igiene, tutte queste cose qui. Una commissione formata da due genitori, dal dirigente dell'area della pubblica istruzione, dottor Malu, e quando posso ci vado anch'io. E ci può andare anche qualsiasi altro consigliere comunale proprio per verificare che gli standard qualitativi e igienici vengano appunto rispettati. Il tema caldo nel settore sanità è quello della soppressione delle ASL secondarie. Da mesi si parla di un distretto sanitario autonomo locale, attuabile tramite il supporto dell'ANCIM, Associazione Nazionale Comuni sui Minori. Cosa ne pensa? Qualora fosse possibile portare avanti questo progetto, in che modo si farà? Allora, intanto il tema dell'accorpamento delle ASL, stando a quelle che sono le recentissime dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Regione Ugo Cappellacci, sembra scongiurato. Cioè la ASL di Olbia continuerà, parole testuali dell'onorevole Cappellacci, continuerà ad essere l'ASL di Olbia. E quindi, ripeto, questo pericolo sembra scongiurato. Dico pericolo perché sarebbe stato, disastroso dal mio punto di vista che l'ASL numero 2 fosse accorpata all'ASL numero 1 di Sassari, anche perché la provincia Gallura insomma
ha 150.000 abitanti ed ha un andamento demografico della popolazione molto dinamico dovuto alla forte presenza turistica nei mesi estivi e quindi ha assolutamente bisogno di una sua autonomia e di una sua ASL. Ebbene, hanno fatto i sindaci, tutti i sindaci della Gallura insieme, compatti, a rispondere a muso duro a quella che sembrava una prospettiva ineluttabile. E quindi cosa hanno fatto? Hanno preso, hanno scritto e poi sono andati, anche una delegazione si è recata in regione. E quindi insomma questo pericolo comunque sembra scongiurato. E comunque se non è scongiurato, io sono sicura che tutti quanti, e io sarò tra quelli, siamo pronti alla mobilitazione. Per quanto riguarda il discorso, per quanto riguarda il discorso del distretto, io vi ringrazio per questa domanda perché mi date ancora una volta l'opportunità di chiarire quella che è la mia posizione, qualora ce ne fosse bisogno, perché in quest'isola comunque ce n'è sempre bisogno. Allora, intanto per quanto riguarda la normativa nazionale, cosa succede? La normativa nazionale prevede che l'istituzione di un distretto qualora ci sia un bacino di utenza di almeno 60.000 abitanti, fatte salve però quelle che sono le caratteristiche geomorfologiche di un determinato territorio, e noi ci dovremmo rientrare in pieno. Però attualmente c'è una normativa regionale, cioè una delibera di giunta, che stabilisce che i distretti attualmente debbano essere, per quanto riguarda l'ASL numero 2, debbano essere inderogabilmente due, e cioè il distretto di Olbia, a cui noi facciamo riferimento, e il distretto sociosanitario di Tempio. Ora, io sono, il fatto che si possa creare un distretto per la Maddalena mi trova assolutamente d'accordo, cioè il fatto che la Maddalena un domani possa avere una sua piena autonomia occupazionale, gestionale ed economica, mi trova assolutamente d'accordo. Io non ho mai detto, e lo ribadisco anche in questa occasione, di essere contraria al distretto, all'istituzione di un distretto. Quindi tutto quello che si potrà fare per ottenere questo tipo di cosa, non mi viene altro termine, io penso che l'amministrazione comunale non abbia nessun motivo ostativo per poterlo attuare. Quindi io sono assolutamente d'accordo con l'istituzione di un distretto per la Maddalena. Penso di essere stata abbastanza chiara. È vero. Non sono in conferenza stampa. Tu forse d'accordo. No, se il distretto deve essere il distretto per la Maddalena. Il giornalista si conosce. Sì. No, vabbè. È vero che i locali dati alla ASL per la costruzione dell'RSA sono di proprietà comunale? Non essendo andato in porto del progetto RSA, il comune non pensa di rimodulare l'accordo preso con la ASL? Come pensa di rimodulare l'accordo? Come pensa? Allora, non è che il comune. Non ti preoccupare, ci mancherebbe, stavo leggendo anche io. Non è che il comune è il proprietario dei locali. Allora, cos'è successo in merito a questa RSA? La ASL ha chiesto al comune una variazione della convenzione che aveva fatto a suo tempo in relazione al diritto di superficie che aveva ottenuto per costruire quella che poi sarebbe dovuta diventare l'RSA di Padule. Allora, praticamente al piano terra di quell'edificio la ASL vorrebbe allocare tutta una serie di servizi ambulatoriali che attualmente sono dislocati in strutture private, di cittadini privati, dove la ASL paga l'affitto. C'è da dire anche che la ASL, prima con un bando a livello europeo, così come prevede la normativa, e dopo con affidamento diretto, ha cercato di dare in affidamento questa RSA, ma nessuno l'ha voluta, proprio per ragioni economiche, perché non c'era la convenienza economica, e quindi la ASL ha chiesto al Comune praticamente il cambio di destinazione d'uso. Ora, il Comune è interessato al primo piano di quella struttura, per poterci mettere
diciamo qualcosa che riguarda i servizi sociali, magari trasferire la comunità alloggio se il primo piano si presta a questo tipo di funzione. E quindi la ASL ci ha fatto una richiesta, noi stiamo valutando questa richiesta e a tale proposito abbiamo chiesto un incontro con la dirigenza della ASL proprio per rimodulare questo tipo di accordo. Questo incontro sarebbe dovuto avvenire tempo fa, ma purtroppo per indisponibilità del sindaco non si è potuto ancora verificare, ma penso che i tempi ormai siano abbastanza vicini per attuare questo tipo di accordo. Allora, essendo la Maddalena un paese che ha sempre più bisogno di assistenza psicologica e sociale, perché non avete pensato di aprire un consultorio ginecologico a supporto della famiglia, della coppia e dei minori? No, noi l'abbiamo pensato. E io da poco ho anche sollecitato la ASL per istituire il consultorio familiare sul territorio della Maddalena, che ritengo sia un valido strumento di supporto per le famiglie, per le giovani coppie o anche per quelle coppie che sono in crisi o anche per quelle persone, adolescenti o adulte, che si trovano in una situazione di particolare difficoltà. Quindi è prevista l'istituzione del consultorio familiare alla Maddalena, però insomma è la ASL che deve reperire i locali e ci deve dire dove lo vuole mettere questo consultorio familiare. Quindi adesso a che punto è la... Siamo in attesa, noi siamo pronti, siamo in attesa che la ASL decida dove, io ho sollecitato in questo senso, di darci le chiavi di questo consultorio familiare alla Maddalena. Strumento fondamentale e indispensabile. Nei primi mesi del Novecento Zicavo donò al comune di La Maddalena la palazzina a scala di ferro in via Regina Margherita per usarla per finalità sociali. Dato che i lavori di ristrutturazione stanno per finire, verrà destinata a finalità sociali come intenzione del benefattore? Sì. Ok. Allora vi spiego, i lavori di ristrutturazione voi dite che stanno per finire, no, sono finiti. I lavori di ristrutturazione sono finiti, manca solo la certificazione relativa alla sicurezza dell'ascensore, manca solo quello. Dopodiché, insomma, si andrà a bando, considerate che sono 4 appartamenti, molto spaziosi, molto belli, e adesso dobbiamo decidere se metterli a bando tutti e 4 a favore di quelle famiglie particolarmente bisognose, quindi stabilire i parametri, oppure magari di metterne a bando 3 e un altro a rotazione, nel senso che molto spesso si verifica che ci sono delle situazioni urgenti di famiglie che vengono sfrattate e quindi ecco magari uno lasciarlo per quell'eventualità, però ecco, dobbiamo decidere in questo senso, ma comunque sì, la finalità per la quale Zica aveva lasciato questi locali sarà rispettata. 12esima e ultima domanda. A che punto è il centro giovanile musicale? Centro giovanile musicale, allora, questo progetto ancora non si è potuto attuare a causa della fatiscenza di quei locali. C'è da dire però che all'epoca fu individuata quella struttura perché diciamo che il bando regionale prevedeva il riutilizzo di locali di interesse storico. E quindi si era individuata quella struttura, solo che per poterla utilizzare questa struttura dovrebbe essere profondamente ristrutturata. Ora, i soldi che noi abbiamo avuto e quindi abbiamo a disposizione per acquistare i due moduli, cioè le due strutture modulari che andranno a che saranno la sala di registrazione e la sala prove musicali, non sono sufficienti ad andare a coprire anche i costi per la ristrutturazione di questo edificio storico, che sono esorbitanti, e quindi abbiamo pensato di individuare un nuovo locale che dovrebbe essere quel locale sotto l'asilo nido dove una volta c'era la Croce Verde o 118, ed è per questo che qualche giorno fa in giunta abbiamo deliberato, su proposta mia di concerto con l'assessore Cano, che è l'assessore al patrimonio, di dare mandato al dirigente dell'area tecnica di individuare comunque la variazione dei locali e quindi di procedere all'istruttoria di variazione da inviare poi alla Regione Sardegna. E io spero che entro la fine di questo mandato questo centro giovanile musicale finalmente
possa vedere la luce, anche perché io da ex cantante ci tengo in modo particolare, e ritengo anche adesso, al di là dello scherzo, che sia un fondamentale punto di aggregazione per i giovani. Grazie a Dio talenti isolani ne abbiamo tanti nel campo musicale e nel campo del canto. Ringraziamo Maria Pia, il nostro tempo finisce qui, andiamo in pace. Grazie a voi ragazzi, alla prossima. Question time, assessore Maria Pia Zonca alle politiche sociali, sanità, pubblica istruzione, ufficio relazioni con il pubblico, promozione, istituti di partecipazione dei cittadini. I ragazzi l'hanno, tra virgolette, torchiata. Siete rimasti contenti di quello che vi ha insomma, risposto l'assessore? Ci ha risposto in modo affermativo a tutte le nostre domande. Certo, ora dovremo controllare che tutto quanto sia rispettato entro i tempi che ci ha prospettato l'assessore. Quali che sono state le domande più, più interessanti? Sicuramente quella relativa all'ASL, all'ospedale, dopo la raccolta firme dei mesi precedenti, ma anche quelle relative all'istruzione, all'assistenza sociale sull'isola. E siete rimasti soddisfatti? Sì. Ecco, la prossima entrata quale sarà? La prossima... Il sindaco. Oh, oui. Ciliegina sulla torta, ce lo siamo lasciati all'ultimo. Mercoledì il sindaco. Quante domande avete preparato? Ancora le stiamo preparando. Devono essere forti, eh? Bombe. Bombe, va bene, i botti finali. Vabbè, insomma, è un movimento che sta crescendo, siete ragazzi e quindi avete la possibilità di poter interloquire per la prima volta, io nella storia, perché non ho mai visto una cosa del genere, con gli interessati, con gli assessori che appunto sono loro i più adatti a rispondervi. Sì, vabbè, abbiamo trovato molta disponibilità a parte dell'amministrazione.